Il primo è quello dell'emergenza lavoro, di cui tutti voi avete parlato, i dati portati dalla signora Presidente Zaccariotto parlano da soli e anche l'osservazione fatta dal sindaco Vigieri che il 70% di chi si trova in difficoltà è sotto i 40 anni parla da solo. Quindi dobbiamo assolutamente, per quanto compete a ciascuno di noi, trovare delle strade che vanno dal pronto intervento che è fatto per contenere le situazioni di estrema emergenza, a cui anche i nostri parroci, la nostra Caritas, il prestito della speranza organizzato dalla CEI, il microcredito organizzato dalla Caritas, cerca di dare per quanto può e per quanto riesce risposta, ma dobbiamo anche nello stesso tempo veramente immaginare una serie di interventi articolati in proposito. Sembra a me che questi interventi debbano andare con decisione in due direzioni. La prima direzione è quella che la dottrina sociale non si stanca di richiamarci e che non è mutata anche con il radicale mutamento del rapporto finanza-produzione che si è prodotto soprattutto negli ultimi 30 anni. E mi riferisco al criterio del primato del soggetto del lavoro. Quando si vuole affrontare la questione di una crisi del mondo del lavoro come quella che stiamo attraversando a livello mondiale, allora è giunto il momento di riaffermare il primato equilibrato del soggetto del lavoro sul capitale, sulla produzione, sulla finanza, sull'equo e giusto profitto. Ecco perché sono molto lieto dell'iniziativa Supporto Marghera, è un problema che dura da tanti anni, che dobbiamo però deciderci ad affrontare con coraggio, senza venir meno in nessun modo a tavoli di concertazione, senza mai pensare che il dialogo debba essere interrotto, chiamando tutti i soggetti interessati a questo problema per dare una prospettiva di sviluppo realistica a quella situazione, così come alle altre situazioni che non sono di minore rilevanza all'interno di tutta la provincia. In questo senso pare a me che anche la seconda strada, la strada dell'innovazione, oggi tanto conclamata, e giustamente, perché si possa intuire la natura dei profondi cambiamenti a cui il mondo del lavoro è soggetto, debba qui essere perseguita con coraggio, senza ridurla soltanto alle componenti tecnologiche della civiltà delle reti, delle conseguenze finanziarie ed economico-produttive che tutto questo comporta, ma anche qui mettendo in primo piano il soggetto del lavoro e quindi assicurandoci che il dato dell'innovazione non può non far leva sulla produzione di intelligenza nuova dal punto di vista lavorativo e su una modalità partecipativa diversa di tutti gli attori in campo. Da questo punto di vista io credo che sia giunto il momento per dare attuazione a quella che fu un'intuizione forse profetica del grande filosofo della politica Maritain, e cioè di andare decisamente, studiando le forme adeguate, nella direzione della partecipazione agli utili di impresa da parte dei lavoratori. Credo che questo problema sia ormai non lo si può più rinviare, ed è questa sarà la strada anche forse per riportare i salari a quel livello che permettano una dignità oggettiva e sostanziale a tutti gli uomini, a tutte le donne, a tutti i giovani che vivono sul nostro territorio. Quindi questo è un elemento che può sembrare un particolare, ma io credo che questo sia la chiave di volta
una delle chiavi di volta per affrontare il problema dell'innovazione assieme alla capacità di produrre intelligenza nuova, nuova modalità di intervento nella relazione tra l'uomo e il cosmo che il lavoro. Il terzo problema che è stato emergente, se ho preso bene gli appunti dei vostri interventi, e che è certamente uno dei fattori, delle cause del momento problematico di tensione, di dialettica che stiamo attraversando, ed è il, diciamo, il problema dell'affronto, dell'emarginazione, del bisogno nella sua espressione più radicale, all'interno del quale si situa anche il grande fenomeno dell'immigrazione, che non può non essere coniugato con il bisogno di senso della storia dei nostri popoli, il bisogno di sicurezza. Ecco, a me pare che forse si potrebbe usare un'espressione per dire il criterio con cui affrontare queste situazioni che possono divenire esplosive se non sono criticamente accompagnate e se non sono realisticamente affrontate. La formula che utilizzerei è quella che la nostra vita associata chiede oggi: una solidarietà bilanciata. Una solidarietà bilanciata. E a bilanciare la solidarietà è quel principio di sussidiarietà a cui si è fatto riferimento. Credo che una delle tentazioni più gravi che la politica debba evitare, è una mia convinzione personale, ma anche una convinzione oggettiva della dottrina sociale, è quella dei grandi entusiasmi del tutto e subito. Il lavoro politico ha bisogno di intensità, di impegno, di grande ascolto. Ho apprezzato molto l'affermazione della Presidente su questo punto, ha detto una verità sacrosanta. Non siamo capaci di lasciarci fecondare dall'ascolto effettivo dell'altro. L'altro diventa sempre un pretesto per poter affermare noi stessi. Questo è molto grave. Allora, dicevo, solidarietà bilanciata attraverso la sussidiarietà significa una concezione della politica che è capace di lavoro quotidiano insistente, di pazienza, di quella prudenza che è l'auriga virtutum, come diceva San Tommaso, e che quindi cerca insistentemente il compromesso nobile per poter migliorare ogni giorno di un'unghia all'interno di un progetto la situazione in cui versiamo. Dobbiamo affrontare con coraggio nel nostro paese il problema del rapporto nord-sud, del grave divario che continua ad esserci e si incrementa. Dobbiamo guardare a paesi che, ovviamente in contesti diversi, in situazioni diverse, ma in minor tempo hanno risolto il problema di pari modalità. Penso al problema della Germania, la modalità con cui ha affrontato il problema dell'unificazione tra Ovest e Est. E quindi lì dobbiamo cercare la strada di una solidarietà bilanciata. Vale a dire guardare in faccia con realismo ai diritti e alle libertà realizzate di tutti i cittadini del nostro paese, del sud e del nord, privilegiando, come è sempre necessario e inevitabile, chi è più nel bisogno. Allora, in questo senso, la sussidiarietà è il ricorso alla ricchezza della nostra società civile, che qui in Veneto è, se si può dire, ancora più accentuato. È un pullulare di iniziative che vengono dal basso, visto nella vista pastorale di tutti i nostri comuni. Allora, una politica coraggiosa è una politica solidale e sussidiaria, e qui ci sono i mezzi e gli strumenti per poterla svolgere, questa politica. E la presenza di tanti sindaci è una presenza che ci aiuta a capire l'importanza di questa scelta e a perseguire.